E ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemia in diretta, l'appuntamento di mercoledì 23 ottobre. Tutte le notizie della giornata attraverso i quotidiani calabresi con tutte le edizioni di Gazzetta del Sud. È già tempo di prime pagine perché ci occupiamo dell'apertura che riserva Gazzetta del Sud edizione di Reggio Calabria. A Catona i ragazzi avranno la scuola, questa è la notizia di apertura. Noi vediamo in sovraimpressione l'edizione del quotidiano del Sud. Nel frattempo attendiamo notizie dalla nostra regia per andare avanti e per occuparci di quelle che sono le edizioni di oggi per quanto riguarda i quotidiani calabresi. Per cui proseguiamo proprio con l'edizione Calabria del quotidiano del Sud, già in sovraimpressione. Crotone e Maison finalmente Libera, accolta la richiesta di scarcerazione, questo è il titolo di apertura. Colpo di scena, dopo una giornata di testimonianze a favore dell'attivista iraniana, l'avvocato Liberati mette sul tavolo la sua istanza, il processo a sentenza il 27 novembre. Due notizie nel taglio alto, i titoli sottotestati, il maltempo nell'Ametino, campi coperti da acqua e fango, l'agricoltura si lecca le ferite, allarme di Coldiretti. A Vibo Valentia vandalizzato il monumento dedicato al capitano Natale di Grazia. Invece a Crotone inaugurato il pronto soccorso del San Giovanni di Dio, qui il taglio del nastro. Per quanto riguarda le altre notizie di prima pagina, alla Mezzia Terme il centrosinistra guarda a Speranza una lettera per candidarlo a sindaco, qui l'ex sindaco della Mezzia Terme Gianni Speranza in foto. Corigliano Rossano, il caso Bergruges, il sindaco Stasi si difende e contrattacca. E ancora il caso Cernie impazzite lungo il Tirreno, scoperta un'epidemia di encefalite. Per quanto riguarda il taglio basso ci occupiamo del Consiglio regionale della Calabria, via libera l'assestamento di bilancio, la maggioranza mettiamo mano ai problemi ereditati, l'opposizione contesta scarso controllo sulle partecipate e l'uso di fondi LSU per altri precari. Per quanto riguarda Corigliano Rossano, vaccini contro il Covid scaduti, chiuse le indagini, tutti gli approfondimenti a pagina 13. Reggio, Aspil lascia la direttrice sanitaria travolta dalle polemiche, l'approfondimento a pagina 2. Poi Reggio Calabria, il fermento culturale del Regium Iuli, Serie B invece Cosenza, le motivazioni dei 4 punti di penalizzazione, un quadro desolante per la squadra silana. Lasciamo la prima pagina del quotidiano del Sud edizione Calabria, adesso tutte le edizioni di Gazzetta ad iniziare da quella di Reggio. Vediamo subito i titoli di apertura. Catone, i ragazzi avranno la scuola, definiti i vari step, domani Castore potrà iniziare i lavori al Ciapi. Reggio, fumata bianca dunque in prefettura al termine del vertice tra regione, comune e città metropolitana. L'edizione di Cosenza, qui si parla di acqua, ci pensa Palazzo dei Bruzzi, problemi già risorti in 2 zone, più complessi gli interventi in via Martorelli. Dopo l'allarme lanciato dalla Gazzetta, una task force al lavoro nei quartieri con la rete potabile contaminata. L'edizione invece di Catanzaro, Crotone, Lamezia e Vibo che si occupa del maltempo, disastro alluvione, disastro viabilità. La regione ha avanzato a Roma la richiesta dello stato di emergenza. Tempi lunghi per la riapertura della statale Lamezia-Catanzaro, chiusa a causa della voragine creatasi 2 giorni fa. Ritorniamo sull'edizione di Reggio, così completiamo la prima pagina e ci occupiamo subito della notizia che riguarda la parte centrale di Gazzetta di oggi, la fotonotizia, come vedete, la viabilità spezzata nel cuore della Calabria, tempi lunghi per riaprire la statale 280, si fa la conta dei danni dopo l'ondata di maltempo. 3 notizie nel taglio alto, titoli sottotestata, Consiglio regionale della Calabria, i temi della sanità, via libera la proroga delle graudatorie, qui il governatore Roberto Chiuto. E poi a Reggio Calabria alta tensione all'ASP, il Partito Democratico contro Di Furia, deve dimettersi, qui vedete la direttrice generale Lucia Di Furia in foto. E poi tifo e criminalità, l'inchiesta della DDA, scalata delle endrine alla curva del Milan, l'intercettazione di Domenico Vottari nel mondo del calcio, soldi a palate. Si prosegue il rapporto dell'ECRI, razzismo in Italia, pesanti accuse, Unione Europea, Mattarella irritato, difende la polizia. Poi project financing per il cimitero da 1200 loculi, incontrata Bosco, questa a Rosarno. A Sederno invece non ferma le elezioni, insulto e minaccia alla sindaca Fragomeni da parte di ragazzini che Speravano nell'ordinanza di chiusura delle scuole causa maltempo. Si prosegue, governo Toghe, intervenga il CSM. La NM chiede l'apertura di una pratica a tutela dei giudici della sezione migranti. Andiamo avanti per quanto riguarda il Tribunale di Crotone, dopo 10 mesi in cella torna in libertà l'attivista curda Maison. E poi Milan, la serata Champions, ha brillato la formazione rossonera, prima vittoria Bruges KO, la Juve si arrende invece allo Stoccarda, superiore la formazione tedesca contro la Juventus, il gol nei minuti di recupero. Abbiamo completato con l'edizione di Reggio, vediamo le altre notizie che riguardano l'edizione di Cosenza. Associazione Bruzzi, ricorrono al TAR contro la città unica, progetto di fusione nell'area urbana. A Corigliano Rossano, minoranza all'attacco, ritiro di Bergruges dal porto, oggi pomeriggio riunione in aula, si prevedono scintille. E ancora Acri, manifestazione dei sindacati per rilanciare il nosocomio, a Cetraro approvato il riequilibrio di bilancio. Vediamo l'edizione di Catanzaro, Crotone, Lamezia e Vibo per completare la prima pagina. A Catanzaro lotta ai tumori, la ricerca dell'OMG dà nuove speranze. Qui vedete l'Università Magna Grecia. E ancora a Catanzaro, giornata cruciale per Carol Betania. Il TAR dovrà decidere sul ricorso per il rinnovo dell'accreditamento. Braccio di ferro con il commissario. E poi Crotone, ospedale civile, un nuovo pronto soccorso di 1200 metri quadri. Il subcommissario regionale alla sanità Ernesto Esposito, assieme al commissario ASPA Antonio Brambilla, ha inaugurato ieri il nuovo presidio di emergenza urgenza in quel di Crotone. E poi Vibo Valentia, i primi 100 giorni del sindaco Romeo animano lo scontro, un botta risposta tra i vecchi e i nuovi amministratori sull'attività dell'esecutivo Romeo a Vibo Valentia. Andiamo ad occuparci adesso per quanto riguarda il nostro portale. Rotary, a Gerace un incontro sulla dieta mediterranea, in aggiornamento comunque il nostro sito. E poi il maltempo, la giunta Calabria chiede dichiarazione di stato di emergenza dopo gli eventi per quanto riguarda il maltempo di questi ultimi giorni. Ritorniamo su Gazzetta del Sud, entriamo nel vivo di quelle che sono le notizie più importanti della giornata e andiamo ad occuparci subito della pagina numero 5, prima dei temi calabresi. Attese lunghe, visite brevi, gli italiani rinunciano alle cure. Il rapporto di cittadinanza attiva, un fenomeno da anni in drammatica crescita. La costante è attesa, è l'attesa per gli appuntamenti, per le visite, per gli esami. E ancora a Ravenna, abusata durante uno stage 17enne, lo scrive nel tema una studentessa del Ravennate. Due giovani lavoranti nella cucina di un locale risultano indagati. Sempre con Gazzetta del Sud, ci occupiamo adesso di calcio, la Juve inciampa, il Milan invece si sblocca, il Bologna ha perso con l'Aston Villa. Non è stata particolarmente positiva la serata di Champions per le italiane, non brilla la Juventus, vince lo Stoccarda meritatamente, il Milan invece di Fonseca batte 3-1 il Bruges. Questa sera altra serata di Champions con l'Inter e l'Atalanta in campo. Le calabresi che hanno ripreso regolarmente la preparazione, il Catanzaro ha 2 garanzie, Brighento ormai vicino al rinnovo e Scitum, punti di riferimento del tecnico in vista di quella che sarà la prossima sfida per quanto riguarda naturalmente la squadra giallorossa. Oggi in campo la Regina per la Serie D, Regina Enna per fare bottino pieno. Gli Amaranto, dopo il successo sull'Elicata, puntano a continuare la corsa verso la cima della classifica. Pergolizzi con diversi dubbi di formazione, soprattutto per le assenze tra gli under. Ci sarà dal primo minuto Barranco, comunque con Provazza e Ranelus in avanti. Dunque in campo la formazione Amaranto. Il Locri punta invece a sfruttare il momento magico con l'avvento in panchina di Cozzo. Gli Amaranto hanno cambiato marcia nella trasferta di Pompei, conferma per lo stesso 11 che ha piegato il Forte Siracusa domenica al Comunale. Siamo già alle notizie che riguardano le pagine regionali Calabria. Ci occupiamo subito di sanità. Prorogate per 24 mesi le graduatorie nelle aziende. Provvedimento approvato all'unanimità dal Consiglio regionale. Qui intanto Roberto Chiuto, presidente della giunta regionale e anche commissario della sanità calabrese, sollecitato un dibattito ampio sulla vicenda legata a Bergruges. E ancora tempi non brevi per riaprire la statale 280. La regione chiede al governo il riconoscimento della dichiarazione dello stato di emergenza. Tecnici dell'ANAS al lavoro dopo la voragine sulla strada che collega Lamezia Terme e Catanzaro. Percorso alternativi per almeno 2 settimane. Qui vedete la situazione sempre più complessa, la frana che ha interessato la statale 280. Il lavoro per far drenare l'acqua di monte che stagna a margine, il sindaco di San Pietro a Maida. Stateci vicino. E poi l'appello della CGIL: il territorio va messo subito in sicurezza. Sposato e il Partito Democratico, priorità al dissesto idrogeologico. Dem e Sinistra Italiana, il governo purtroppo ha altre priorità in agenda. E qui vedete il disastro, il fango ha invaso le strade a San Pietro a Maida. E poi Coldiretti, compromesse le campagne di raccolta. L'associazione ha istituito un'unità di crisi per seguire l'evolversi della situazione. In tempo in miglioramento comunque in Calabria, dicono le previsioni. Nel frattempo si fa un po' la conta dei danni dopo questa ondata di maltempo nella nostra regione. Cambiamo argomento adesso. Inchiesta Atena. I rapporti tra i clan sibariti e i rosarnesi. Oggi la requisitoria del PM antimafia Alessandro Riello contro i presunti esponenti delle cosche cassanesi. L'indagine della DDA ricostruisce i traffici di sostanze stupefacenti. Qui intanto in foto Luigi Abruzzese è indicato come reggente dell'omonimo clan, scrive così Luigi Cristaldi per Gazzetta. Claus Davi, Gratteri mi salvò dal pestaggio all'Imbadi. E poi Lendrine, la scalata alla curva sud di Francesco Altomonte, questo ampio servizio con tanto di foto qui, passione rossonera, l'aggravante mafiosa, la DDA non l'ha contestata, ma personaggi vicini all''ndrangheta gravitavano anche intorno alle curve sud del Milan. Le ambizioni di Domenico Vottari nel mondo del calcio, soldi a palate. Dall'inchiesta della DDA emerge lo scontro nella tifoseria del Milan sotto la regia delle famiglie calabrese. Lendrine dunque la scalata alla curva sud. I 9 elementi dal decreto di fermo all'agguato di Anghinelli. La prima intercettazione risale ad aprile 2018. Intanto l'approfondimento, il capo ultra Lucci rinuncia al ricorso. Ci occupiamo di pagina 19. Pizzo, massi crollati sulla strada provinciale 95, proseguono i controlli. Qui vedete a rischio per l'intervento, si attende che passi la fase di allerta maltempo. E poi mense. Pioggia di milioni per 17 enti vibonesi, un totale di 12,8 milioni di euro per realizzare e ampliare le strutture nelle scuole. Ad Inami la somma maggiore, esclusa la provincia, diversi progetti presentati dai comuni, l'obiettivo è migliorare i servizi e favorire il tempo pieno. Dalla guardia medica alla riabilitazione, emergenza sanità, Nicotera, i numeri della criticità nel presidio, impossibile avere farmaci salvavita e i servizi sono all'osso. Qui vedete si attendono risposte dai commissari dell'ASP per la guardia medica. E ancora scioglimento, Filadelfia si divide in attesa del verdetto del Viminale, dibattito aperto nella cittadina sul futuro dell'esecutivo Bartucca. L'amministrazione intanto si dice fiduciosa e continua a programmare il da farsi. A Iopolo il sindaco dato, l'impegno è tangibile, dice il primo cittadino, secca replica all'opposizione, dalla toponomastica all'acqua e al welfare, il punto sull'attività amministrativa. Siamo già alla pagina di Reggio, come al solito i temi più importanti che arrivano dallo stretto, poi Tirrenica e Ionica per la parte finale di prima parte. Catona, arriva il lieto fine. Stop all'odissea degli studenti. In prefettura la riunione che cristallizza gli impegni di tutte le istituzioni. Oggi l'Istituto per Interpreti prende possesso della sede dell'ex INAP e domani il Comune può avviare i lavori al Ciapi. Entro 10 giorni dovrebbero essere ultimati intanto da Castore i lavori di adeguamento alla struttura. Qui i ruoli degli enti coordinati. Qui una foto, Piazza Italia, il sindaco Falcomatà incontra alcuni genitori di Catona che aspettavano notizie sul futuro dei loro figli con ansia. Orsa per l'alta velocità, il tracciato non può che essere il litoraneo, le lagarelle sul trasporto ferroviario. Non abbassare la guardia quando sono in gioco gli interessi del territorio. E poi la nostra tesi suffragata dagli studi dei tecnici e dal progetto di fattibilità economica e tecnica reso pubblico dal MIT. Qui vedete freccia rossa, un treno in arrivo alla stazione di Reggio Calabria centrale. Si va avanti per quanto riguarda le altre notizie. Falcomatà, Castore sempre più vicina. Un incontro operativo sulla società per i servizi pubblici locali del comune e della Metro City. Tra gli obiettivi anche la stabilizzazione di 31 dipendenti in scadenza. Si va avanti, una benemerenza papale al grande ospedale metropolitano, oggi l'udienza privata con il Santo Padre che riceverà il commissario Scaffidi e il direttore sanitario Costarella, qui in i vertici del GOM con Gianluigi Scaffidi e Salvatore Costarella in foto, riconoscimento significativo per l'attività del presidio che opera in condizioni difficili. Di Furia si dimetta dall'ASP, ossia Occhiuto a rimuoverla, accuse del Partito Democratico dopo la nomina del direttore sanitario che lascia l'incarico. Sul caso i Dem chiedono verifiche in tutte le sedi, qui vedete grande gelo, il segretario regionale del PD Irto e il direttore generale dell'ASP Lucia Di Furia. Alcune brevi, sempre dal Reggino, arriva Palestina, ci mette la faccia, Arci, Samarcanda, Reggio e poi Palazzo Alvaro, il centenario del liceo Leonardo da Vinci e poi nuova solidarietà, microcriminalità, povertà e disagio. Piani terapeutici, tutto ancora in stallo, la garante della salute si rivolge a Occhiuto. Demandare la prescrizione al medico di medicina generale per i pazienti diabetici. Don Orione, per noi la trattativa aperta, parla l'impresa che ha avanzato la proposta e intanto i sindacati annunciano battaglia. Presto un incontro in prefettura, qui vedete le incognite, la struttura di assistenza a rischio chiusura. Controlli sull'osteoporosi al consultorio Gebbione di Reggio, eseguiti screening gratuiti. Le donne sono più colpite dalla malattia metabolica rispetto agli uomini. Ci occupiamo adesso di pagina 22, rimaniamo sempre all'interno delle pagine di Reggio, un abbraccio tra le comunità all'ombra del Reggio Migliuli. La mattina gli studenti si confronteranno con i vincitori. Presentata la 56esima edizione dei premi che saranno consegnati sabato al Cilea. Qui belle sinergie, Simona Bellantoni, Giuseppe Falcomatà e Pino Bova in foto e poi a fianco nel racconto di Focà la vita e l'opera di Cassiodoro. Conversazione promossa dall'Anasilaos. Umanista e scrittore, fu a lungo braccio destro di Teodorico il Grande. E qui vedete, Biblioteca de Nava, Martorano, Focà e gli Orfida. Buoni prassi all'Istituto Commerciale Cassiodoro Don Bosco. 3 giornate sulle opportunità offerte dalle piccole scuole in Europa. 2 anni di governo Meloni, l'Italia torna a correre, manifestazioni del centrodestra domenica alle ore 17 al Teatro Cilea. Concluderà i lavori la ministra per la famiglia Eugenia Maria Roccella che appare in questa foto. E poi al Planetarium Pitagoras incontro su l'uomo dei quanti. E ancora per quanto riguarda la pagina di Reggio Mare, la scienza cittadina ed aiuto nella ricerca. I segreti dei fondali attraverso gli occhi della biologa Liconti, ospite di un incontro della Lega Navale. L'esperta collabora con il gruppo di interesse speciale del Mediterraneo. Invece conferenza su Gibran, il poeta profeta. E ancora la stagione della Restart è cominciata con il botto. Ginnastica ritmica, 6 medaglie al campionato regionale Gold. Giada Arco conquista 2 ori, cerchio. E ancora Fortitudo 1903, 14 giovani promossi, cintura nera. Andiamo ad occuparci adesso di altre notizie, chiudiamo con la pagina di Reggio, cambiamo argomento, spaccio in piazza Sant'Agostino, un arresto e 2 denunciati, spazio adesso invece quelle che sono le notizie della cronaca, blitz dei carabinieri nel cuore della città, i pusher nascondevano nelle aiuole le dosi di stupefacenti pronti allo smercio. Folle corsa in auto per un 57enne per evitare i controlli, fermato dopo l'inseguimento. E qui vedete sequestra, arresta e denuncia, il blitz dei carabinieri in piazza Sant'Agostino a Reggio Calabria. Sinergia istituzionale a tutela degli studenti, intesa tra Guardia di Finanza e Ateneo, controlli sull'assegnazione di borse di studio e alloggi destinati agli universitari. Ancora le minacce di incendiare la cella e il furto di un televisore agli agenti. Il tribunale, il processo per le botte e violenze subite da un detenuto napoletano nel 2022. Le difese, era chiaro a tutti, alla San Pietro, che ogni azione, anche repressiva, fosse ripresa dalle telecamere della videosorveglianza. Sul banco degli imputati 12 agenti penitenziari delle carceri di San Pietro. Siamo già a quelli che sono i temi della Tirreni, che iniziamo con Regino da Villa, osservazione sul ponte e vicenda Hotel della Ville, il clou. Stamattina alle 11 la nuova seduta del Consiglio Comunale a Villa San Giovanni. Gli altri due punti saranno un debito fuori bilancio e la ricognizione delle partecipate. Qui vedete una recente seduta del Consiglio Comunale che si è tenuta a Villa San Giovanni. Un'associazione richiede l'auditorium incomodato a Bagnara, la struttura non è mai stata completata, l'idea è di un utilizzo con finalità culturali. Qui vedete in foto l'auditorium comunale non è mai stato completato e quindi utilizzato in quel di Bagnara. Alcune notizie in breve, la prima ci porta sul territorio della Piana, a Laureana di Borrello, la regione al Daga, una sezione femminile. Invece a Calanna spopola il panorama con carabinieri. Si prosegue a Sant'Eufemia da Spromonte, accademici della cucina, Iotti del Pappalone. La cena eocumenica 2024 delle delegazioni Aria dello Stretto e Locri. Qui vedete Alvaro, Borruto, Violi, Giannetta e Ventra. A Villa San Giovanni gli allievi del nostro Repac incontrano invece Dante Maffie. Cotroneo delegato a gestire i social Villa San Giovanni, provvedimento della Giunta. Nei mesi scorsi era stato approvato il documento sul policy del Comune. Ancora per quanto riguarda la Tirrenica ci occupiamo adesso di Oppidoma Mertina, abbandono di rifiuti nel parco, ci sono due denunce. Ad Elianova, alla fiera di Sant'Arcangelo, uno stand invece solidale. Un parco letterario sulle orme dello scrittore Leonida Repaci, il comune di Palmi partecipa alla manifestazione di interesse tra Casa della Cultura e Museo della Civiltà Contadina. Le due strutture saranno integrate in un percorso di valorizzazione reciproca, un museo all'aperto di 17.000 metri quadri. A Polistena, avviso pubblico lancia l'allarme per gli attentati ai danni dei sindaci. Il vice sindaco e coordinatore regionale Giuseppe Politano, servono misure strutturali, dice. Qui vedete Giuseppe Politano e Francesco Malare, il sindaco di Santo Stefano da Spromonte. Nunna riracconta ai democristiani e alla politica nell'epoca dei giganti. A Palmi l'incontro organizzato dal Movimento Faro. Il suo libro è una risposta al memoriale nei confronti della democrazia cristiana. E poi a Taurianova, screening e stile di vita, pilastri della prevenzione. Domenico, una tavola rotonda organizzata nella Chiesa degli Artisti. Ci occupiamo di pagina 27, licenziato da MCT perché è imputato, ma il giudice del lavoro lo reintegra. Un portuale vince il ricorso contro il provvedimento per giusta causa, coinvolto in un'inchiesta per traffico di droga senza misure cautelari. E vedete il porto di Gioia Tauro in foto, la sede di Medicenter Container Terminal. L'adempimento deve essere disciplinariamente rilevante e punibile con il licenziamento e inoltre deve essere provato. Ancora Gioia Tauro, per cambiare argomento, lotta contro il cancro, grande partecipazione alla passeggiata in rosa, promossa dalla consigliera comunale con la delega alla sanità Giusy Magno. Qui intanto vedete le partecipanti alla passeggiata in rosa. A Gioia Tauro in arrivo al porto altre due gru da banchina. Continua la campagna di potenziamento dell'equipment del terminal, previsto per il 26 ottobre, tempo permettendo, dopo lo scalo a Fiume. Qui vedete Gioia Tauro, il porto in foto. A Gifone, la sagra del fungo attira centinaia di visitatori. E poi il project financing per il cimitero del Bosco a Rosano, lo anticipavamo nei temi di prima pagina. L'amministrazione ha accolto la proposta di investimento di Italgeco. Prevista la realizzazione di 1200 loculi complessivi e di un tempio crematorio. Ci occupiamo adesso di quelli che sono i temi della Ionica, siamo nella parte finale di prima parte di rassegna stampa, ricordiamo datata mercoledì 23 di ottobre. Il vescovo Morrone incoraggia i giovani, non vedete futuro, colpa degli adulti. Siamo nell'area grecanica, a Melito, nel secondo giorno di visita pastorale, l'incontro al familiari. Superate l'individualismo, allargate le vedute, nutrite la speranza. Vedete l'arcivescovo di Reggio Bova all'Istituto Superiore Melitese. A fianco il messaggio ecologico dei frati comboniani nelle scuole di Careri. Nel progetto Cresciamo Insieme hanno dialogato con i bambini su come prendersi cura della casa comune. Qui intanto altre foto. Melito Portosalvo, ancora Aria Grecanica, non favorirono l'immigrazione, tutti assolti. La sentenza del Tribunale di Reggio favorevole ai 9 imputati. Non sono stati trovati riscontri all'accusa di aver incassato indebitamente somme di denaro. A Montebello Ionico, Isole A ecologica, è tutto da rifare nonostante il finanziamento ministeriale. L'area su cui dovrebbe sorgere non risulta di proprietà comunale. A Palizzi morì sul lavoro, ricordo, 40 anni dopo, una storia quasi dimenticata, sabato la cerimonia. Si chiamava Sergio Cancellara, perse la vita cadendo da un elicottero. Ancora gli altri temi della giornata con la pagina della Ionica, i temi del territorio: a Siderno, scuole aperte, insulti alla sindaca. La minaccia del maltempo non pregiudica le elezioni. E dunque ti auguro di prendere fuoco con la tua scrivania, ti veniamo a prendere a casa. Fragomeni, qualche genitore si è scusato, bravi noi a mettere in sicurezza la città, dice prima cittadina di Siderno. Qui in foto: sono stati giorni difficili, abbiamo lavorato senza sosta chiedendo tanti sacrifici ai tecnici e ai dipendenti comunali. A San Luca, prevenzione e screening effettuati su 100 donne. Invece gli studenti di Radio Ivo provano anche la televisione, una bella esperienza per gli aspiranti reporter dell'Istituto Superiore Olivetti Panetta, grazie al progetto Per Chi Crea finanziato dal Ministero della Cultura tramite la SIAE. Qui vedete Radio Ivo, il pool della stazione radiofonica del liceo Locrese, sono stati presenti anche qui nei nostri studi. Il Consiglio Comunale va sciolto, Grotteria, convocazione tardiva, la minoranza ricorre al TAR. Lo Iero, che è anche l'ex sindaco, hanno fatto scadere i termini sull'approvazione dei bilanci, dice l'ex primo cittadino, adesso capogruppo di opposizione a Grotteria. E poi sabato la raccolta di sangue per i talassemici, l'autoemoteca dell'Adis alla Terme di Antonimina. Per questa iniziativa andiamo a completare con la Ionica, prima di occuparci di seconda parte. Affidati i lavori strutturali per la futura radiologia, Siderno non si perde tempo alla casa della comunità, nei locali troverà posto anche il mammografo. Qui vedete casa della comunità, si gettano le basi per una nuova radiologia nell'ex ospedale sidernese. Invece a Cologna, Rural Center del GAL, si attende l'ufficialità. Un medico di famiglia destinato a Bivongi, Stilaro, c'è il decreto della regione, resta fuori per adesso Stilo e resta il problema della continuità assistenziale. Osteoporosi, giornata di test gratuiti al centro di aggregazione sociale dei seniors. Tutto questo, vedete, a Siderno, qui le operatrici Concetta Messina e Teresa Meleca a Siderno, per questa giornata di test gratuiti per l'osteoporosi. Un convegno Fidapa per il 50° compleanno, la sezione festeggia sabato a Siderno, si parlerà di archeologia, tesori emersi, sommersi e ancora da scoprire. Qui l'organico, le fidapine della sezione di Siderno in foto. Filiale bancaria, la chiusura è vicina, Monasterace, al via il passaggio dei correntisti alla filiale di Caulonia, nonostante gli appelli lanciati dal sindaco Murdolo e dal procuratore Lombardo, appelli purtroppo risultati inutili. Qui vedete il sindaco Murdolo e il magistrato Giuseppe Lombardo. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie importanti per l'edizione di Reggio Calabria di Gazzetta del Sud, l'edizione di Cosenza per chiudere questa prima parte e poi occuparci di seconda parte con il quotidiano del Sud, dove troveremo tante notizie che riguardano ancora la nostra regione, soprattutto la situazione maltempo e la conta dei danni. Nel frattempo l'apertura per quanto riguarda la pagina di Cosenza all'interno di Gazzetta: acqua, ci pensa Palazzo dei Bruzzi, task force, la task force al lavoro in 3 zone. Interventi completati già ieri nelle vie Benito Falvo e Libero Grassi. L'assessore di Cicco su via Martorelli, sarà ispezionata tutta la rete. Invece Neonatologia, arriva una culla innovativa per curare. Per quanto riguarda gli altri temi, rientrano in un piano di investimenti programmati. L'apparecchiatura consentirà di effettuare la fototerapia in un lasso di tempo minore. Qui vedete la culla innovativa per curare l'itero nei neonati. Odontoiatri Guarnieri confermato invece presidente. Oggi il risultato dei medici con l'elezione di Agata Mollica. Qualche altra notizia prima di lasciare l'edizione di Cosenza di Gazzetta del Sud. Furbetti del bonus docenti, giallo per un aspirapolvere. Emergono ulteriori elementi relativi all'inchiesta di Procura e Guardia di Finanza sulle somme statali spese in maniera illecita. Si allunga a fine gennaio l'elenco delle convocazioni dei prof a Palazzo Lecce. Fiumi sicuri, in arrivo 4 milioni, Crati, Busento e Campagnano verranno ridotti i rischi idrogeologici. Riportato alla luce un progetto finanziato nel 2010 dal Ministero dell'Ambiente. Alcune brevi: albero della pace in via Dalmazia a Cosenza, stamattina la ceremonia in a Villa Rendano, invece omaggio a Grazia Deledda ed Eleonora Duse. Invece cercasi gestore per i mercatini natalizi, stand da Piazza Bilotti a Piazza Kennedy dal 16 novembre al 24 dicembre. Pubblicato ieri l'avviso pubblico, il termine per aderire scade il prossimo 1° novembre. Lavoro, investimenti, PNRR, fondi comunitari, se ne occupa il Consiglio Generale della CISL. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie importanti per l'edizione di Cosenza all'interno. Seconda parte con il quotidiano, abbiamo già anticipato la prima pagina per quanto riguardava naturalmente l'edizione regionale di oggi. Andiamo subito all'interno, facciamo il punto e analizziamo i temi che riguardano i temi della sanità, perché ieri c'è stata l'inaugurazione del nuovo pronto soccorso all'ospedale di Crotone. Vediamo. Pronto soccorso a Crotone, più moderno e meglio attrezzato. Inaugurata ieri mattina la struttura del San Giovanni di Dio. Qui vedete un momento del taglio del nastro. E ancora il caso dell'ASP di Reggio, lascia la direttrice sanitaria travolta dalle polemiche, si dimette. Dopo le polemiche, la direttrice sanitaria dell'ASP di Reggio Calabria, Anna Maria Pasqualina Renda. Dubbi sul possesso di titoli richiesti, il Partito Democratico regionale chiede le dimissioni del direttore generale e la direttrice generale Di Furia. E poi tiene banca il caso Maidi. Niente indizi per Maison, liberazione immediata, era migrante come noi. Il tribunale accoglie la richiesta dell'avvocato Liberati. Uno dei testimoni: questa ragazza è innocente, il comandante non mi ha aiutato, lei non c'entra. Proseguiamo, altre notizie sempre all'interno del quotidiano per proseguire approfondendo i temi adesso che riguardano il maltempo che ha duramente colpito la fascia ionica ma anche l'area del Lametino, coltivazioni coperte da acqua e fango e piena emergenza. Prima conta dei danni, allarme da Coldiretti. La giunta di Lamezia Terme ha dichiarato lo stato di calamità. Qui vedete campi e serre completamente allagati nel Lametino. Invece a San Pietro a Maida la situazione resta sempre più difficile. Proseguono gli interventi dopo i danni a numerose abitazioni e alla via. Sicurezza e manutenzione, serve un piano, gruppo regionale PD e CGIL spostare le risorse per il ponte alle infrastrutture esistenti. La pagina regionale Calabria apre con il Consiglio regionale, via libera l'assestamento di bilancio, la maggioranza, mettiamo mano a problemi ereditati. L'opposizione contesta scarso controllo sulle partecipate e l'uso di fondi LSU per altri precari. Via libera al fondo di 350.000 euro per referendum sulla città unica. Qui intanto l'intervento a Palazzo Campanella di Antonio Montuoro. E ancora dall'aula sanità, le graduatorie dei concorsi saranno prorogate di 24 mesi, via libera dell'assise all'unanimità. E qui vedete Antonello Talarico. E ancora dall'aula Bergruges, il tema sfiora l'assise. E poi c'è l'intervista con Mario Occhiuto, ex sindaco della città di Cosenza, adesso senatore di Forza Italia, sull'autonomia, dibattito strumentale che divide il paese, dice Mario Occhiuto. Per la prima volta saranno definiti i LEP grazie a un mio emendamento. E qui vedete Mario Occhiuto in foto. Si prosegue, cambiamo argomento, rimaniamo all'interno. Spezzato il monumento a De Grazia a Vibo, l'inaugurazione dell'opera era avvenuta solo lo scorso 26 agosto. Gli autori del gesto hanno agito nella notte, si attendono adesso i video di sorveglianza. E poi Regione, voucher da 10.000 euro per la frequenza dei master post laurea. Vari presenta la misura. Corigliano Rossano, il clima rovente sulla Bergruges, stasi, il sindaco difende la sua posizione. Consiglio comunale intanto convocato per il 24. Viabilità, Italia Nostra a sostegno delle richieste sulla trasversale delle Serre. Si prosegue, pagina 7, lo dicevamo. Nei titoli di apertura si parla di ambiente, epidemia di encefalite nei pesci. Le alte temperature del mare, tra le cause della diffusione del virus. Segnalati casi di cernie impazzite lungo la costa tirrenica e le acque dello stretto. Qui intanto in foto un esemplare di cernia. Politica, il centro-sinistra guarda a Speranza, già sindaco della città di Lamezia Terme. A Lamezia, panorama elettorale confuso, si rischia il caos alla vigilia del voto. L'ex sindaco incassa il placet alla candidatura da ex assessori e consiglieri. Se emergeranno altre personalità si andrà alle primarie. Qui vedete l'ex sindaco di Lamezia, Gianni Speranza, in foto. Catanzaro ha arrestato un uomo per violenza. In Vesciascalè individuati 16 lavoratori in nero, controlli dei finanzieri ad alberghi e ristoranti. Per quanto concerne la pagina di Cosenza, l'apertura. Centro diurno, odissea infinita. I familiari incalzano i commissari prefettizi, vogliamo risposte. Gli anziani attendono dai 6 mesi di tornare nella struttura di via Belgrado. E poi sport, l'unica leva sempre di corsa, trionfo dei dipendenti dell'Ateneo nel campionato nazionale podistica. E poi città unica, ricorsa al TAR, non c'è 3 senza 4. Iniziativa del comitato città policentrica, OSB Hauser e la base. E poi l'intervento, quello di Loizzo, benedice la fusione Loizzo, un'opportunità dice. Andiamo avanti, le altre pagine, questa volta quella del Tirreno prima, dello Ionio subito dopo. A Paola lo sfratto della Croce Rossa genera quesiti dalla minoranza. Paola, collaborazione siglata tra Villa Giulia e la Croce Rossa per lo sportello sociale. Convenzione con la disponibilità di 2 locali per l'iniziativa. A Cetraro ieri il ritorno in consiglio del sindaco Cenammo. A Scalea il centrodestra accoglie il consigliere Orrico, vicepresidente del gruppo Acqua Pesa, denunciata in periodo Covid non dovrà versare la multa, conclusa la disavventura. Accoltellamento in centro, avanti con le indagini invece a Paola. Siamo già allo Ionio, Corigliano Rossano, vaccini scaduti, chiuse le indagini. Denunciate presunte falsificazioni di lotti contro il Covid-19. A Trebisacce, troppe auto bruciate, il comune si appella al prefetto di Cosenza. Chiesto una maggiore sorveglianza del territorio. Ancora a Trebisacce, Proloco, Nino Chinnici e il nuovo presidente. A Crosia, non ci metteranno mai il bavaglio. I gruppi di opposizione vogliono discutere le interrogazioni presentate. Identità e Cambiamento chiedono la convocazione di un consiglio straordinario. Siamo nella parte finale, c'è tempo per la pagina di Catanzaro. Arrivano risorse per la funicolare a Comune, il sindaco Fiorita ha preannunciato la destinazione di fondi regionali. 1.700.000 euro per la manutenzione straordinaria della struttura. Lavoriamo per una mobilità moderna. E ancora, scuola, plesso, porto, nuovi spazi per la mensa. Il commento dell'assessore alla pubblica istruzione Nunzio Belcaro. Si dimostra la grande attenzione per il quartiere marinaro, sempre in crescita. E poi maltempo, prevenzione e cure del PSC, l'impegno dell'assessore Iemma in foto e la vice sindaca della città di Catanzaro, sempre per il maltempo serve maggiore attenzione invece per il territorio. Parcheggio Cittadella, Buccolieri, situazione inaccettabile, si chiede l'avvio di un confronto. Per quanto riguarda Lamezia, verso le comunali, Base Popolare prepara la lista, c'è fermento a Lamezia per il voto, il partito fondato da Follini e Quagliariello sarà della partita. Nicotera, creare una piattaforma dialogante e inclusiva in cui confrontarsi. Paolo Mascaro si potrebbe ricandidare, ma potrebbero emergere novità anche su altre liste e anche sul possibile ritorno dell'ex sindaco, che avevamo già parlato prima, della città di Lamezia, Gianni Speranza. Emergenza maltempo, Gianturco, solidarietà al comparto agricolo, servono interventi urgenti. Siamo alla pagina di Crotone. Vediamo l'apertura. Antica Crotone, il comune aggiudica l'appalto per la gestione dell'Urban Center. Invece Consiglio Comunale Mungari lascia, stanchi dei soliti, e resta in maggioranza. E poi la ricorrenza messa per ricordare Mabor nella parrocchia di Fondo Gesù. Per quanto concerne invece le pagine che riguardano Reggio, l'apertura. Psichiatria SOS è una scelta politica scellerata, appello della Lega Coop Calabria al governatore Occhiuto. Dopo la fiumara nera in prefettura si va verso il ricorso al Consiglio di Stato. Questa è la riunione in prefettura. Alloggi e borse studio, protocollo con la Guardia di Finanza. Invece Castore, Falcomatà riceve i sindaci, società sempre più vicina, non ancora sicurezza, spaccio di droghe in piazza Sant'Agostino, blitz dei carabinieri. Siamo ai temi della provincia, parte finale, Cittanova, i primi 100 giorni dell'area antico, dati, segnali di un cambio di passo, il resoconto del sindaco e dell'amministrazione. Qui vedete il dibattito, un momento di questo incontro che si è svolto al Teatro Gentile di Cittanova, si è fatto il punto sui primi 100 giorni di lavoro. I Recanico, orizzonte elezioni, a Melito c'è fermento, a San Lorenzo tutto tace, in primavera si vota. Prove tecniche di coalizione nel paese dell'ospedale Tiberio Evoli. E poi ad Oppido Mamertina, rifiuto abbandonati nel Creto di un torrente, ci sono 2 denunce. A Monasterace, temi finanziari e social, al vaglio invece del Consiglio, seduta convocata a partire dalle ore 19 per l'approvazione di nuovi regolamenti consigliari. Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Monasterace. A Meli Cucco, scuola bus e mensa ancora fermi, critiche all'assessore Condoluci, la minoranza punta il dito, qui vedete la Condoluci in foto. Per quanto riguarda Caoloni adesso, viaggio nella mala edilizia sanitaria. I lavori di costruzione della Casa della Salute avviati nel 97 e mai conclusi. Sindaco contro ASP, l'avvio della riqualificazione previsto a settembre, tutto fermo. Qui vedete la struttura abbandonata che dovrebbe ospitare la Casa della Salute a Caulonia. A Palmi cala il sipario sul progetto Officina delle Abilità, qui una foto di gruppo al termine del saggio conclusivo del progetto. Invece a Casignana il maltempo non risparmia l'antica villa romana, fango e detriti coprono i preziosi mosaici. La pagina di Vibo, comune, lavori pubblici e scontro tra i poli. Soriano del PD replica a comito di Forza Italia, ma viene ripreso dalla Corrado di FV. Di nuovo, dal nuovo teatro alla piscina, i 100 giorni della Giunta Romeo animano il dibattito in quel di Vibo Valentia. Resta sport, è stata una serata di Champions League non particolarmente fortunata per le italiane, bene solo il Milan, ha perso invece il Bologna e la Juventus. Questa sera le altre italiane in campo, e poi le calabresi che lavorano in vista del ritorno in campo nel prossimo weekend, e la Regina che scende in campo oggi pomeriggio in Sicilia all'assalto dell'Enna nel turno infrasettimanale. Amaranto alle prese con un impegno molto delicato. Qui Rosario Pergolizzi, il tecnico Amaranto, che gode della fiducia della società, ma per lui non mancano le critiche, soprattutto dei tanti tifosi Amaranto in questa fase di stagione, questo inizio di campionato, quanto il gioco non brilla particolarmente. Dobbiamo migliorare tante cose, ha detto il tecnico, ma sono fiducioso. Vedremo oggi quest'altra sfida importante in Serie D per anche le squadre calabresi. Ci fermiamo qui, tra poco la situazione meteo, in miglioramento il tempo dicono le previsioni, poi alle 13:30 il nostro TG News con tutti i fatti della giornata. Vi ricordiamo che per essere sempre aggiornati il nostro sito www.telemia.it. grazie per averci seguiti per questa odierna rassegna stampa che ritornerà domani sempre sul canale 76 di Telemia. Buona giornata a tutti, arrivederci. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, alternanza di sole e nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, nubi con temporali anche forti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo molto nuvoloso o coperto. In montagna, coperto con possibili deboli piogge. Questo programma è stato presentato da Cacciuto, l'amaro sempre piaciuto. Innovius Immobiliare, il modo migliore per acquistare e vendere immobili. McDonald's Siderno, Vibo Valentia e Gioia Tauro. Compagnia della Bellezza. Severino Abbigliamento. Bergotto, la prima bibita di bergamotto.